La Lega e il Movimento 5 Stelle, invece di fare sciacallaggio contro il Partito Democratico nella giornata di oggi, dovrebbero solo tacere. Tra mutande verdi, dantiere in Lombardia, ipotesi di distrazione di fondi pubblici, Bagheria, Quarto, Livorno, dovrebbero avere l'onestà di tacere. Noi abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura, che ci auguriamo lavorerà rapidamente per dare risposte alle domande che sono sorte oggi. Noi agiamo con molta rapidità e risolutezza nei confronti dei nostri dirigenti quando ce n'è bisogno. Abbiamo agito in questa legislatura duramente contro la corruzione. Oggi non accettiamo lezioni da nessuno. Potremmo come sempre ricordare gli innumerevoli scandali giudiziari che hanno travolto il Partito Democratico. A noi oggi ci interessa presentare una carta dell'onestà che raccoglie tutte le nostre proposte: l'agente provocatore, il DASPO per i corrotti e per le imprese che corrompono per ottenere degli appalti pubblici, la riforma della prescrizione. Assurdo che non si arrivi a sentenza o di condanno o di assoluzione. La prescrizione va sospesa quando c'è il rinvio a giudizio. Se poi il Partito Democratico pensa che questo sia eccessivo per il loro standard, siamo disposti anche a trattare e ad arrivare ad un accordo affinché la prescrizione venga sospesa quando vi sarà condanno in primo grado. Così si arriva a sentenze e i delinquenti andranno finalmente in galera, perché in questo paese i colletti bianchi non vanno mai in galera. Ma il susseguirsi di episodi giudiziari e di arresti che riguardano esponenti del PD in giro per il territorio, unite alle polemiche di Renzi nei confronti della magistratura e alle alleanze che questo partito sta contraendo con Verdini dappertutto, creano un quadro molto preoccupante, una situazione che naturalmente incide sul Partito Democratico, ma rischia di creare una delegittimazione molto più generale del sistema democratico. Per cui... Questa sia l'occasione anche per valutare quello che si può fare di strutturale. Ora si tratta di capire perché due eventi del genere a distanza molto ravvicinata in uno stesso posto. Credo che sia una circostanza, però questa è la magistratura che ci deve dire cosa è successo anche questa volta. Poi ci sarà da fare un'investigazione sul perché e per come qualcuno ha buttato della benzina verosimilmente dove non doveva essere buttata, ma questo, diciamo così, saranno delle indagini. Quello che si può dire è che adesso non mi sembra che ci sia alcuna situazione di criticità, come hanno detto Vigili del Fuoco. L'Italia ha bisogno di Alitalia, perché l'Alitalia è importantissimo per il nostro paese, per i collegamenti, per i nostri imprenditori, per il turismo da portare in Italia. Ma l'Alitalia ha bisogno di Italia, ha bisogno che si investi in promozione, in un piano turistico forte, ha bisogno di un sostegno di promozione per le rotte che andremo ad aprire e anche di un piano per decidere nei prossimi anni dove l'Italia deve andare. Roma è un caput mundi, l'ha detto già qualcun altro prima di me, è in assoluto una destinazione importantissima sia per il turismo e sempre di più anche per il business. L'aeroporto è sempre di più all'altezza della situazione. Abbiamo appena avuto la nuova certificazione del livello di qualità e siamo a un livello di qualità mai avuto in passato. E tra l'altro ancora prima di aver aperto il nuovo corridoio transiti che abbiamo aperto venerdì, che migliorerà ulteriormente la facilità dei transiti dei nostri passeggeri. Stiamo costruendo il nuovo Ancorpo, stiamo costruendo il nuovo terminal.